inaugurato l'estate ad aprile, ma non è stata un'ottima idea visto come è andata questa tarda primavera dal punto di vista climatico. E, no, il viaggio che ha portato a questa pubblicazione ma è stato proprio un viaggio di quelli in cui si ha probabilmente una mappa, chiamiamola immaginaria, o comunque fatta di brani, e poi si decide dove andare senza né enormi aspettative né un particolare atteggiamento viscerale e passionario. Nel senso che sottosopra un brano che abbiamo scritto con Pacifico e Bonomo ormai 2 anni fa, in questo periodo, che faceva un caldo tremendo, ma proprio una cosa che... mi ricordo, avevo anche una gonna molto bella quel giorno. Semplicemente l'abbiamo scritto insieme ad altri brani e poi abbiamo continuato a scrivere altra roba e in 2 anni ne abbiamo raccolta veramente tanta. Al momento di scegliere che cosa pubblicare, perché è arrivato giustamente il momento in cui la mia nuova etichetta Must e anche il mio management, che è Woodwall, mi hanno detto sì, bello tutto, ma forse è il caso di darsi una mossa. Abbiamo fatto proprio una scelta collettiva, quindi pensando a che cosa potesse essere giusto tirare fuori, considerando più aspetti, no? E credo che la più grande fortuna e la cosa più bella di quest'ultimo periodo è stato proprio non avere un solo brano su cui puntare trattandolo come un cavallo di Troia, ma invece semplicemente rimettere un punto con grande naturalezza e serenità. E quindi ecco, quindi il viaggio è proprio fin qui tutto bene. Diciamo che il centro, il nocciolo del contenuto di questo brano è proprio la presa di coscienza, o meglio, più che la presa di coscienza, perché già quello era un po' che ci rimuginavo, ma la messa in pratica di come non necessariamente tutto quello che capita nella vita è vitale, e che sia una relazione con qualcuno, un incontro, appunto un viaggio, che semplicemente molte volte le cose non sono interessanti e va bene lo stesso, che è uno sfigato, ma non è che oddio il mondo è una tragedia, no, proprio è che la vita in sintesi è fatta di momenti in cui le cose vanno e di momenti in cui le cose non vanno per niente, e se possono andare malissimo lo faranno e lo faranno tutte insieme, no? E in quei casi anche lì, così come non bisogna entusiasmarsi troppo, ugualmente non bisogna stare a disperarsi, perché non serve a nulla, no? Bisogna semplicemente andare in apnea, quindi appunto andare sotto quando non c'è l'ossigeno, e gestire bene quello che si è risparmiato. E devo dire che anche gli entusiasmi veri hanno un sapore più bello quando impari a vivere, a lasciare andare probabilmente. E quindi ecco, dice questo alla fine. Ho imparato ad andare sotto se l'aria non c'è, e intanto ballo ancora. È un po' anche il cuore emotivo, no? Io in quell'intanto c'è tutto. Cioè è quella parola che ha un peso specifico, per cui nonostante tutto, sì, il resto, sì, in quell'intanto, qual è il peso? È proprio, guarda, l'hai detto benissimo dentro la domanda, il succo è proprio lì. Cioè, cioè se dobbiamo metterci veramente a pensare a tutto il resto, perdiamo un sacco di tempo. Invece intanto andiamolo, viviamocelo con il nostro tempo, con il nostro passo nella nostra direzione, questo tempo limitatissimo, e che, senza voler cadere in un moralismo facile, siamo anche nati nel posto giusto, no? Rispetto a troppi sotto tanti punti di vista, quindi proprio sì, abbiamo dei pesi esistenziali che a volte non sono tali se intanto mettiamo la nostra resistenza basata su una leggerezza che non è per niente superficiale, ecco. E come si fa a raggiungere, in qualche modo mantenere, o qual è il tuo punto di equilibrio? Accettare il disequilibrio, perché è l'unico modo. E poi, cioè, secondo me è un po' per culo, nel senso che a un certo punto ti deve arrivare qualcosa che controbilancia, anche se vogliamo
la pochezza di certe cose che ti posso, perché non è che c'è da controbilanciare sempre solo qualcosa di negativo, a volte c'è qualcosa anche di vuoto, di insulso, e combattere con la quotidianità, la consapevolezza della nostra finitezza, ecco, cioè serve anche della fortuna in queste idee, sarebbe sciocco negare anche questo, ma poi probabilmente il modo in cui si fa tesoro della propria esperienza al mondo, della propria esperienza sulla terra. Quindi non rinunciare, io non rinuncio al sogno, non rinuncio al mio essere emotiva, non rinuncio allo stupore che pretendo da ogni cosa, cioè non combatto la noia, quella brutta, l'abitudine, il fossilizzarsi con tutte le mie forze, che anche questo è l'intanto, se vogliamo. Però contemporaneamente mi rendo conto che appunto 9 cose su 10 possono andare male, anzi 10 su 10 possono andare male per statistica, però non mi ci spacco la testa, non per tutto vale la pena combattere. Tu sei anche mamma, che cosa ti fa paura? Allora, devo dire che la brutalità degli esseri umani, cioè vivendo in metropoli, mi rendo conto che noi abbiamo il risultato di tanti drammi che succedono intorno a noi e che per cui ci commuoviamo a volte guardandoli dalla nostra distanza, ma che in qualche modo tutti, nessuno escluso, chi più, chi meno, chi in un modo o chi nell'altro, tendiamo in qualche modo a rifiutare o esserne indifferenti e tenere lontano da noi. Quindi mi fa molta paura il fatto di diventare delle creature così distaccate. Penso alle persone che vivono per strada, no? Da chi ha avuto semplicemente una sfortuna nel proprio quotidiano, di persona che nasce nella realtà urbana, a chi è arrivato magari con un flusso migratorio, chi è scappato appunto da un conflitto. Insomma, già quello, vedere come tante volte neanche ci accorgiamo o siamo addirittura Differenza. assuefatti dal fatto che ci siano tendopoli intere a 2 passi dai nostri aperitivi. Quell'indifferenza mi fa paura, ma mi fa anche paura come questo poi diventi, come posso dire, un nido in cui è inevitabile poi la violenza che si scatena in queste persone, no? Onestamente, se nessuno si prende cura della salute, sia fisica che mentale, di una persona che sta tutto il giorno a vagare per una città, poi non ti puoi sorprendere che possa avere delle reazioni anche bestiali, no? E quindi questo mi fa molto paura perché dipende tutto da noi, no? E poi andiamo a commuoverci a vedere il film di Garrone, ma appena passiamo vicino alla stazione non ci facciamo 4 domande su come potremmo intervenire. Perché no? Perché non, questa cosa non sia sotto i nostri occhi sempre così, ecco. E secondo me siamo per la prima volta nella situazione in cui un mio album sarà veramente composto di tantissime cose diverse, cioè per quanto non abbia mai fatto un disco fortemente tematico da un punto di vista musicale, questa volta riconosco proprio come ci sia un'attenzione molto particolare da parte mia alle parole. Non da un punto di vista di poetica, ma proprio di accompagnamento, di definizione di qualcosa di più esistenziale. Quindi c'è, cioè, proprio una narrazione, se vogliamo, è proprio molto personale, secondo me. Non è lo sguardo su qualcosa, ma è super introspettivo. Per cui, accidenti, non ho idea di come suonerà, di come riuscirò a farle stare tutte insieme, però è stimolante anche per questo, sarà divertente. Annunciato però già il tour nei teatri, come lo stai immaginando, come lo stai pensando? Lo sto pensando, molto essenziale, vorrei che non durasse più di 1 ora e 40, massimo 2 ore, però vorrei restare sull'ora e 40, che è il tempo giusto per non annoiare le persone. E vorrei ripercorrere questi 15 anni di musica, infatti anche da qui l'idea di non pubblicare l'album subito, con i musicisti che mi accompagnano da tempo, però mescolati insieme, per cui lavorare molto su un suono che potrebbe essere poi quello che andremo a mettere dentro l'album, quindi con degli equilibri tra l'acustico e l'elettronico,
e sarà bellissima, sarà divertente, non vedo l'ora, proprio il tour, in fondo la parte preferita. E nell'attesa dell'autunno, l'estate sarà su qualche palco. Sì, farò dei giretti, cioè niente di ufficiale, però dato che ci sono un sacco di posti molto belli in Italia, che organizzano delle cose dove, insomma, finirò col fare dei concerti probabilmente in trio, albe, tramonti, quelle cose che piacciono a me molto, molto. Invece di andare in vacanza, ecco, mi diverto più così, forse. Grazie Grazie Marika. mille.